Ciao amiche, benvenute in questo nuovo tutorial. Oggi faremo un pensierino dell'ultimo minuto per la Befana. E prima però vi voglio mostrare perché sull'altro canale è uscito il tutorial per fare la calza, quella con l'uncinetto. È facilissima, la può fare anche chi inizia adesso e quindi vi lascerò giù in descrizione il link per andarla a vedere e poi se la volete fare la potete fare, va bene? Adesso facciamo subito subito un progettino super facile, va bene? Quindi abbasso l'inquadratura e partiamo subito. Eccoci qua. Abbiamo bisogno di due pezzi di juta, ma potete farlo anche con un altro tipo di tessuto. Vi do subito le misure. Allora abbiamo un'altezza di 25 centimetri per una larghezza di 16, quindi 25 per 16. Adesso andiamo sotto macchina e andremo ad effettuare una cucitura ai due lati lunghi e alla base. Io, vedete, alla parte alta ho la cimosa che la utilizzerò. Nel caso non abbiate un pezzo con la cimosa, cosa facciamo? Andiamo a fare un giro di zigzag ai due lati corti, così non sfilaccerà. Ecco qua, rimetto uno sull'altro, anzi me lo vado pure a bloccare con le spille e vado a fare queste tre cuciture sotto macchina. Ecco qua ragazze, abbiamo fatto la cucitura, quindi si è formato il nostro sacchetto. Adesso questo è facoltativo, però ve lo voglio mostrare. Allora, con un filo di lana adesso io mi vado a fare con un punto filza il contorno, quindi parto dall'alto e faccio un dentro e fuori con l'ago. Tutto il contorno. Ecco fatto, vedete, dà un po' di movimento al sacchetto. Allora adesso, se magari avete come me una formina così di legno dipinta, la potete mettere nella parte bassa incollata, fare così una chiusura e il sacchetto è pronto. Ma possiamo fare una cosetta veramente carina. Prendiamo un rametto che si trova in qualsiasi passeggiata, andiamo a fare in un prato. Vado a togliere questi rametti. Se prendevo le tronchesine, forse era meglio. Allora, vi dico 20 centimetri. Poi un po' di, non vi dico che sto a fare questi lavoretti di qua perché di là ci ho impegnato. Che sta succedendo qui? Che sto a fare tutti questi sacchettini. Allora, un po' di raffia, paglia, non so come la volete chiamare. Ne prendo un po' di fili. Cioè, ti potevi preparare prima, c'hai ragione. Allora, mettiamoli di qua. Adesso diamo un senso, anche se un senso non ce l'ha, non glielo diamo. Allora, così. Ecco qua,
Allora, come avete visto, io ho piegato, ripiegato, perché poi lo sistemeremo in un secondo momento. Vado ad aprire tutte le parti piegate, così. Ok, cerchiamo anche di dargli Guardate che appoggio qui, poi butto, se no io sotto ho i secchi delle stoffe, non è possibile. Allora, intanto vi dico, voi potete fare anche un cartoncino alto, vi dico quanto. Ah, qui ho tagliato 1 cm. Allora fate un cartoncino alto 14 centimetri e ci girate intorno. Tagliate solo su un lato e sarebbe questo qui. Poi la parte sotto la lasciate così com'è. Mi era scappato. Poi cosa fate? Prendete il bastoncino, lo andiamo a mettere all'interno. Ma proprio all'interno ne fate fuori uscire 1 cm, vedete? Eccolo qua. Adesso prendiamo uno spago che qua. Allora, giriamo anzi, qui lo sapete che ci mettiamo il filo che rimane. Ecco, utilizziamo il filo. Allora, attirare bene, eh? Così, 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 per bene. Poi facciamo un bel nodo. Ecco qui, tagliamo. Adesso ci divertiamo ad aprire anche questo. Apriamo, apriamo. Avete visto? Ho fatto la scopa al contrario. Sembra che l'ho aperti tutti. Poi cosa facciamo? L'andiamo ad abbassare. Quindi portate tutta la paglia tutta in giù. Così, con calma. La distribuite per bene. Ecco qua. Adesso con lo spago invece andiamo a girare, perché vedete come rimane bella pulita. Oh, andiamo a girare intorno. Stringendo sempre, lasciate un po' di filo così. Ecco qua. Adesso facciamo un bel nodo. E anche un piccolo fiocchino. Adesso gli diamo una, ma non proprio para, perché la scopa è bella così, con uno più lungo, uno più corto, quindi diamo giusto una piccola piccola sistematina,
c'è qualcuno ancora chiuso, lo aprite. Guardate quant'è deliziosa. Oh, adesso diamo una pulitina, scherzo. Adesso cosa facciamo? Prendiamo uno spago, un nastrino, quello che volete. Anzi, non lo tagliamo. Vado ad infilare con l'ago da lana e lasciando un paio di dita sopra, partendo dal centro più o meno, mi vado a fare il giro. Ecco qui. Aspettate che questo nastro, se no si apre, meglio fare un nodino all'estremità. Allora, qui andiamo a mettere i dolci, che adesso non ho. Non ho perché me li mangio. Preparo, è pericoloso preparare i sacchetti di Natale, Befana, Pasqua per me, perché uno ne metto, due ne mangio. Allora, vado a stringere il sacchetto. Poi posiziono la mia scopina e la fisso con un bel fioccone. Allora, io posso inoltre mettere un bel cartoncino. Aspettate, che prendo altre cose. Allora, ragazzi, siamo arrivati a questo punto. Quindi io ho queste decorazioni qui. Sono dei cuori. Ne ho aperto uno, eccolo qua. Che ci sta anche carino. Oppure potete mettere un ramettino con un fiocchetto o un fiocchetto con una stellina. Insomma, io sinceramente andrò a mettere questa decorazione qui di legno. Però avete visto, potete comunque sbizzarrirvi con le applicazioni. Poi vi volevo, fatemi un po', mi è venuta in mente una cosina. Sì, guardate un po', senza, con, fatemi sapere sotto nei commenti voi come lo preferite, con o senza fiocchetto. Ecco qua, decisamente più carina, ragazzi.
Allora, in realtà io vado ad aprire un attimo perché allora questo è finito a parte il cartoncino che la targhetta, poi vi lascerò la forma in descrizione, così chi vuole se lo può anche realizzare con le forbici. Ecco qui. Questo è il sacchettino, ma guardate un'altra cosa. Apro il fiocco. Qui. Allora, in realtà questa scopina può diventare un bellissimo segnaposto. Magari fate il gambetto più piccino, a parte a me così piace. Aspettate, faccio il nodo, se no qui mi scappa la situazione. È bello questo nastro, però sì, questo qui, però si apre subito. Allora, andiamo a mettere. Oh, qui c'è un pezzetto di legno che sembra viva sta scopa, eh. Ci infiliamo il cartoncino. Io lo preferisco così. Però anche bianco è carino, eh. Guardate che bel segnaposto. Non è delizioso? Io direi proprio di sì. Allora, amiche, ecco qua. Può essere un sacchetto dell'ultimo minuto oppure vi potete preparare dei segnaposto. Io la trovo una scopetta ma molto molto deliziosa. Poi me lo saprete dire. E niente, io adesso vi strizzo tutte in un forte abbraccio. Vi do un bacione. Se non sei iscritto, iscriviti, che a te non costa nulla, ma a me sostiene il canale e poi mi dai un incentivo per fare altri tutorial, spero interessanti. Lasciate un saluto, la vostra opinione e che dirvi al prossimo tutorial. Ciao amiche, vi lovo!